Ok, partiamo con il secondo video del corso intermedio, cominciando con il creare una cartella che ospiterà i file necessari al nostro sviluppo. Andrò a crearla chiamandola HTML e CSS, proprio perché così andiamo a ricordarci che cosa stiamo facendo. Adesso io ho scaricato un editor, quindi un programma che mi aiuti nella compilazione del codice, sia HTML che CSS. Lo trovate facilmente in rete, comunque vi segnalerò poi sul sito graficaformazione.com da dove poterlo scaricare. È molto semplice installarlo, c'è una procedura guidata, quindi non penso che incorrerete in nessun problema. Dal menu File salvo con nome la mia pagina. Ormai sappiamo benissimo che la prima pagina di ogni sito va denominata index e quindi andrò proprio a chiamarla in questo modo. Creo un nuovo documento prima di salvarlo, giustamente. Ed ecco qua che raggiungo la cartella di destinazione. index.html. Benissimo. Visto che nella seconda parte del tutorial andremo a sviluppare il nostro codice CSS, vado a preparare una cartella che chiamerò appunto CSS, che sarà destinata ad ospitare il nostro foglio di stile. Parto con la compilazione del codice base aggiungendo la dichiarazione del doctype. Ecco qua. Il doctype è indispensabile, molto importante, e comunica la sintassi HTML che richiede la dichiarazione appunto di questo tipo di documento all'inizio del file per assicurare che il browser renderizzi contemporaneamente la pagina. Quindi sto indicando che la risorsa è servita proprio come HTML. Di qui in poi le cose non cambiano molto, ovvero parto con il tag HTML e poi con i tag che abbiamo già visto, quindi lead. Vedete che questo editor mi aiuta nella compilazione del codice, ovvero suggerendomi i tag e chiudendoli in automatico, senza lasciarmi il dovere di farlo. All'interno del lead andiamo a inserire il titolo della nostra pagina, che andremo a definire come pagina in HTML e CSS. Benissimo. Terminato lead, poi vedremo anche come implementarlo nel miglior modo, andiamo a strutturare il corpo della pagina. Ecco. Allora, aggiungiamo una piccola cosa, ovvero all'interno del codice HTML è opportuno specificare anche il linguaggio che stiamo parlando all'interno del nostro sito, semplicemente aggiungendo l'attributo lang uguale, tra virgolette, la sigla della lingua utilizzata, nel nostro caso ovviamente l'italiano. Un'altra cosa, all'interno del lead è importante andare a specificare il set di caratteri utilizzato. Lo faremo in questo modo, introducendo un tag meta e andando a inserire l'attributo charset. Che set di caratteri andiamo a utilizzare? UTF-8. Benissimo. L'UTF-8 è una codifica dei caratteri Unicode in sequenza di lunghezza variabili di byte. UTF-8 usa gruppi di byte per rappresentare i caratteri ed è particolarmente utile per il trasferimento anche tramite sistemi di posta elettronica 8 bit. No? Voi sapete che un byte è composto proprio da 8 bit. Unicode assegna un numero univoco ad ogni carattere, indipendentemente dalla piattaforma o dall'applicazione utilizzata o dalla lingua utilizzata. Quindi è molto importante dichiararlo per comunicare bene, correttamente le informazioni al browser. Inoltre, questo meta è riconosciuto entro i primi 512 kilobyte della nostra pagina, quindi è opportuno segnalarlo immediatamente dopo l'apertura di id. Bene. Salvo la mia pagina, ovviamente non ci sarà ancora nulla da visualizzare,
ma voglio partire con la creazione del nostro foglio di stile. Adesso come faranno a collegarsi, a comunicare anzi la pagina HTML con il foglio di stile? Attraverso un nuovo tag definito link, che come il tag A che abbiamo imparato a studiare precedentemente ha bisogno dell'attributo href. Nell'href io andrò a specificare l'indirizzo del foglio di stile da linkare. So che lo andrò a posizionare all'interno della cartella CSS, che andrò a nominarlo per convenzione style.css, ed ecco qua. Inoltre andrò a inserire l'attributo rel stylesheet, che mi permetterà, se la situazione dovesse prevederlo, mi permetterà di inserire diversi fogli di stile, quindi di collegarne diversi. Poi type, ovvero che specifica il linguaggio che stiamo utilizzando, quindi text CSS, proprio perché il foglio di stile parlerà in linguaggio CSS. Benissimo. Questa riga è molto importante proprio perché permette di collegare la pagina HTML al foglio di stile che andremo a creare. Come creiamo la nostra pagina, il nostro foglio di stile? Attraverso un nuovo documento che andiamo a salvare all'interno della cartella di destinazione, quindi in questo caso nella cartella CSS. Il nome deve essere style.css, che andremo a salvare. Anche in questo caso è importante andare a segnalare il charset. Ecco qua. Intanto cominciamo subito a vedere che all'interno del linguaggio CSS è indispensabile finire ogni riga di comando con il segno del punto e virgola. Cioè, non dobbiamo dimenticarcene, altrimenti il linguaggio non verrebbe più riconosciuto. Ora, vi accennavo all'inizio, nel primo video, che abbiamo a che fare poi con quattro stili differenti. Cominceremo con gli stili di tipo ID. ID in informatica sta per identificativo, ciò vuol dire che questi stili verranno assegnati a un unico elemento all'interno della nostra pagina. E quindi li utilizzeremo per creare la struttura, per assegnare dei formati alla struttura del nostro sito. Quando dobbiamo creare proprio la griglia, la struttura per l'appunto, utilizzeremo gli stili di tipo ID. Come facciamo a dire al codice che vogliamo uno stile di questo tipo? Inserendo il carattere dell'hashtag, quindi il cancelletto. A seconda del simbolo posizionato prima della definizione dello stile, il codice riuscirà a capire se lavoriamo in un modo piuttosto che in un altro. Dopo il simbolo andiamo a definirne il nome. Allora, chiamerò questo stile container, perché comincio col preparare una serie di istruzioni che mi permettono di creare un contenitore al mio sito, in particolare che ne definiscano la larghezza e la posizione all'interno della pagina. Come procedere? A questo punto tutte le definizioni andranno inserite fra due parentesi graffe che richiamiamo da PC premendo il tasto Alt+R, Maius e poi le parentesi quadre che trovate a sinistra del tasto invio. Abbiamo detto che il nostro container assegnerà la grandezza e la struttura della nostra pagina. Quindi comincerò con dire che la mia pagina dovrà essere larga 950 pixel. Continuiamo a lavorare in pixel, poi passeremo invece a una gestione di un layout fluido e quindi in percentuale. Una volta definita la larghezza, vedete che in questo caso le parole non cambiano di molto, quindi width sta sempre per larghezza. Una volta segnalato l'attributo, inserirò il due punte per dichiararne la proprietà. In questo caso ho segnalato 950 pixel, quindi è obbligatorio indicare il tipo di unità di misura, altrimenti il tutto non funziona. Obbligatorio inoltre finire la mia riga con il punto e virgola. Quindi il punto e virgola indica che con la larghezza ho finito, a questo punto passerò a segnalare larghezza.
quindi 8 come al solito, che in questo caso non avrà un valore particolare, ma semplicemente avrà una proprietà automatica, perché in questo modo il mio contenitore sarà elastico, quindi dovessi inserire poco o tanto contenuto all'interno della pagina, questo si adatterà automaticamente a quello che vi è inserito e quindi è molto molto utile e agile. A questo punto non ci resta che chiedere al nostro contenitore largo 950 pixel di posizionarsi al centro della nostra pagina, perché esteticamente è sicuramente più grazioso da vedere. A questo punto dovrò lavorare con la proprietà dei margini, in particolare il margine destro e il margine sinistro. Non esiste più un align center purtroppo, ma dovrò dire che il margine destro sarà automatico e che la stessa cosa farà il margine sinistro. Cioè avranno una distanza automatica dagli estremi del nostro schermo, quindi automatico sulla sinistra, automatico sulla destra. Questo permetterà alla larghezza di 950 pixel di centrarsi perfettamente all'interno della pagina su qualsiasi tipo di supporto. A questo punto vado a salvare il mio codice CSS. All'inizio vi consiglio di lavorare nel codice CSS e passare poi immediatamente al codice HTML, in modo da testare subito se il tutto funziona oppure se c'è qualche problema. Ci fosse qualche problema, so immediatamente dove andarlo a rintracciare, perché mi rivolgo al codice appena digitato. Quindi a questo punto vado nel codice HTML e lo compilo introducendo un nuovo tipo di tag, il tag div. Ora, che cosa è questo tag div? È un tag che mi permette di creare dei contenitori all'interno della mia pagina. Se prima abbiamo visto come poter creare un layout a tabella, adesso vedremo invece come utilizzare questo div. Il div, dicevamo, si comporta proprio come una scatola, quindi può contenere degli elementi, un po' come faceva il nostro tag P, cioè il paragrafo. Ma mentre il paragrafo assegna una distanza in automatico prima e dopo, fra i vari paragrafi, il div invece non si comporta in questo modo. Quindi un div dopo l'altro in realtà non comporta nessuna distanza dal punto di vista delle altezze. E torna proprio utile perché il nostro layout deve essere preciso al pixel. A questo punto dirò al tag div, quindi alla nostra prima scatola, che dovrà prendere le caratteristiche associate nel foglio di stile, in particolare associate all'ID container. Ed ecco qua. Div, ID. Perché vi ricordate, abbiamo cominciato a creare stili di tipo identificativo, visto che stiamo creando la struttura, container. Questo codice permette a questo div di andare a leggere tutto ciò che c'è scritto nella riga destinata proprio al container. Quindi quel div saprà di doversi allargare fino a 950 pixel, di avere un'altezza automatica, quindi adattabile al contenuto, e saprà inoltre che dovrà centrarsi all'interno della pagina. Va da sé che inserire il nominativo corretto senza errori di battitura o di trascrizione è fondamentale affinché queste due parti riescano a comunicare bene fra di loro. Allora, il primo div l'ho chiamato container, si chiama così appunto per convenzione, proprio perché è destinato ad accogliere, quindi a contenere tutti gli altri div che andremo da questo momento in poi a sviluppare. Questo è semplicemente proprio il contenitore degli altri moduli. Quali saranno gli altri moduli? Saranno un header che ci darà lo spazio per inserire il titolo al nostro sito, un navigatore, quindi un top nav che inseriremo immediatamente dopo, uno spazio rivolto ai contenuti, uno spazio rivolto al footer. Ogni div sarà a questo punto accodato all'altro e avranno sostanzialmente le stesse caratteristiche. Quindi dicevamo, a questo punto, per completare il primo, anzi il secondo div, dobbiamo chiamarlo header. Non è che dobbiamo chiamarlo header, per convenzione la testata del sito si chiama proprio in questo modo.
procedo esattamente come prima, ovvero indico il codice che voglio un ID associabile a un elemento della mia pagina, indico che nome avrà questo stile e all'interno delle graffe elencherò le particolarità del leader. Che particolarità dovrà avere? Cominciamo con l'assegnare un background, cioè un colore di sfondo. Ci permetterà anche di avere una mappatura migliore della nostra struttura. Inserirò un colore arancione. Anche in questo caso è necessario inserire il cancelletto iniziale e poi descrivere il codice del colore attraverso appunto sempre il codice esadecimale. Quindi background, trattino color, due punti, codice esadecimale, punto e virgola per terminare questa proprietà. Passiamo con un allineamento del testo, così aggiungiamo una proprietà, che è appunto text, trattino e line. Nell'intestazione del sito decido che il testo dovrà essere centrato. Inoltre scelgo anche di assegnare questa volta un'altezza ben specifica al mio sito, indicando il numero di pixel e poi ripetendo anche l'unità di misura, fondamentale altrimenti il codice non funzionerebbe. Visto che andrò a preparare dei moduli che verranno elencati uno sotto l'altro, la larghezza sarà sempre 950 pixel. A questo punto si tratta di inserire un'altra proprietà molto importante definita come float, cioè che va a definire elementi fluttuanti all'interno della pagina. Cosa vuol dire fluttuare? Posizionare i moduli o a sinistra o a destra o in altri modi che vedremo successivamente. Immaginate appunto di avere un modulo, quindi il blocco del leader. Indichiamo espressamente a questo modulo di accostarsi al margine sinistro dell'elemento in cui esso è contenuto. Leader sarà contenuto nel container. Tra l'altro avrà anche la stessa larghezza, quindi risulterà ben centrato e ben ordinato all'interno della nostra griglia. Occhio a non dimenticarvi il float, cioè a dire dove deve posizionarsi esattamente questo modulo, altrimenti il layout potrebbe non risultare quello desiderato, anzi è indispensabile. Ogni modulo che andremo a creare da questo momento in poi avrà proprio un float left, cioè io indicherò a questo box di appoggiarsi al margine sinistro del container. Perché del container? Adesso lo vediamo del codice HTML, perché comincio con l'inserire in vari moduli all'interno proprio del container, procedendo come prima. L'unica differenza ovviamente starà nel nome dell'ID, che questa volta sarà proprio header. Possiamo inserire a questo punto codice HTML, per esempio continuando con i soliti titoli, H1 e H2. E CSS. Benissimo. A questo punto vado a salvare la mia pagina HTML e controllo se effettivamente tutto funziona, aprendo il mio index. Aspetto che la pagina carichi e effettivamente dovrei vedere a questo punto una testata arancione con il titolo H1 e H2 che abbiamo inserito centrati all'interno del modulo. Ecco qua, HTML CSS, come creare una pagina in HTML CSS. Ora, torniamo un momento negli style, text align center, 8, float left, sembra che funzioni tutto quanto, dvd header, salviamo tutto, proviamo a aggiornare, magari ci sono dei problemi di file temporanei e quindi alle volte per visualizzare effettivamente le nuove modifiche è necessario riaggiornare il documento. Andiamo avanti, abbiamo detto che una volta sviluppato il nostro header, quindi la testata del sito, sarà la volta dello spazio dedicato al menu orizzontale che andremo a chiamare top nav.
per convenzione. Anche qui apro e chiudo le parentesi graph ripetendo le proprietà precedenti, cambiando ovviamente qualche cosina. Intanto inserisco un colore di sfondo che sarà diverso da quello di prima, così vediamo bene dove inizia un modulo e dove finisce l'altro. Andrò a definire un'altezza al mio modulo, in questo caso sicuramente minore rispetto al leader, e una larghezza che non cambierà rispetto ai moduli precedenti. Anche qui andrò a definire il float, lo andrò a definire per tutti gli altri moduli da adesso in poi. Quindi un colore di sfondo, un'altezza di 50 pixel, una larghezza di 950 pixel e gli indico di appoggiarsi al bordo sinistra dell'elemento in cui esso è contenuto. In chi è contenuto il nostro top nav? Sarà contenuto sempre nel div container, che vi ripeto abbiamo chiamato container proprio perché contiene tutti gli altri moduli, tutti gli altri div. A questo punto apro un nuovo div che avrà come identificativo top nav. Ed ecco qua. Mettiamo spazio per il menu orizzontale. Andiamo a salvare, salviamo tutto, torniamo nella nostra pagina sul browser e aggiorniamo. Ed ecco qua che lo spazio, quindi che andrà ad accogliere il nostro menu orizzontale, è stato creato. Questi sono proprio 50 pixel, tutti i moduli si appoggiano al bordo sinistro del nostro container, quindi comunque risultano centrati. Benissimo. Andiamo avanti, procediamo con il completamento dello spazio dedicato ai contenuti. Infatti chiameremo proprio content. Il content avrà anch'esso un colore di sfondo. Direi che possiamo alternarli, quindi metteremo di nuovo l'arancione. In questo caso andremo a assegnare un'altezza di nuovo di tipo automatico, proprio perché lo spazio dedicato ai contenuti non è detto che debba avere una determinata altezza, ma deve potersi adattare a qualsiasi tipo di oggetto che vado ad inserire. La larghezza invece rimane sempre 950 pixel e non mi dimentico di inserire il float left, in modo che anch'esso si appoggi al bordo sinistro del container. Content. Vado nell'index, a questo punto parto con il div destinato al content, sempre di tipo ID perché ormai per adesso ci riferiamo esclusivamente a questo tipo di stile, gli mettiamo spazio per i contenuti. Spazio per i contenuti del nostro sito. Ora, visto che sarà dedicato appunto ai contenuti, è possibile anche inserire l'inserimento di un paragrafo in modo da poterlo strutturare meglio. Ecco, evitiamo di fare errori perché altrimenti è un disastro. Possiamo inserire anche più di un paragrafo, giusto per fare in modo che il template sia un pochettino non troppo basso e stretto. Possiamo anche inserire un titolo, questo è contenuti, e salvarlo. Salviamo tutto, torniamo nel nostro browser e aggiorniamo la pagina. Benissimo. Vedete come assegnando un'altezza automatica questa si ferma proprio quando si ferma il contenuto. Se il contenuto andasse a finire più in basso, ecco che la parte arancione a questo punto finirebbe in questa posizione. Ultimo modulo, il nostro footer. Ora, che cos'è il footer? Il footer, come dice la parola in inglese, rappresenta il piede della pagina, quindi se leader rappresenta la testata, il footer rappresenta il piede, quindi la parte sottostante. E lo utilizziamo in genere per inserire delle informazioni di carattere generale, la ragione sociale, il numero di telefono, la mail, la pagina web. Inseriamo un colore di sfondo. Alterniamo, quindi avrà un grigio, un'altezza,
Anche qui metterei un 50 pixel, quindi non deve essere molto alto il footer, in realtà può essere alto quanto ci pare, ma per adesso ci accontentiamo di una piccola strisciolina. La larghezza, abbiamo capito che in questo nostro template non cambia, e poi un float, anche lui si deve appoggiare al margine sinistro del nostro container. Vado nel codice HTML, qua togliamo questo spazio che è di troppo. Partiamo con il div legato allo stile footer. Salviamo i nostri documenti, torniamo sul browser e aggiorniamo. Perfetto. Allora, la nostra paginetta base è stata completata. Nel prossimo video vedremo come integrarla con altri elementi.